Mister Citarelli inizia una nuova avventura a Ischia, ancora con i giovani. Ecco, quali sono gli obiettivi di questa nuova sfida per l'Ischia, ma anche per mister Citarelli? È una cosa importante, sono rimasto contento della chiamata della società. Si vogliono fare le cose, stiamo partendo da zero per creare questo settore giovanile. Stiamo andando abbastanza bene, i ragazzi ci stanno seguendo e adesso facciamo pure altri raduni, andiamo pure al Mazzella, la società mi ha messo a disposizione il Mazzella, così lo facciamo anche il 20, 21 e il 23 luglio, siamo al Mazzella dalle 10 alle 12, il 20 facciamo con i 2007-2008, il 21 con i 2005-2006 e il 23 sempre a Mazzella con i 2007-2008 e anche con i 2003-2004 per la Juniores. Questi sono gli appuntamenti che la società ci crede molto, il presidente e tutta la società ha intenzione di fare un ottimo settore giovanile, soprattutto per dare risalto ai ragazzi dell'isola, tutti isolani. Mister, ecco, c'è stata una rivoluzione nel capo del settore giovanile, a partire dallo staff tecnico, insieme a te ci sono altri allenatori, se li vuoi presentare, perché c'è anche una new entry recente, e poi ti chiedo anche dal punto di vista delle categorie, è stata fatta una scelta ben precisa, quindi avete individuato quali sono le categorie dove l'Ischia vorrà selezionare i migliori ragazzi isolani? Sì, facciamo lo staff che tu hai inquadrato, sono amici che ho scelto e tutta la gente che già ha lavorato sull'isola, lavora sull'isola e è sempre stato a contatto con il settore giovanile isolano. Per quanto riguarda le categorie facciamo juniores, allievi, mini allievi e giovanissimi, ma al di là delle categorie cerchiamo di non creare le squadre, ma cercando di portare fuori i giocatori, di creare dei giocatori pronti che saranno pronti per giocare a calcio. I settori giovanili, io sono il responsabile tecnico, sì, ma rimango sempre un allenatore, perciò mi piace stare in campo, mi piace aiutare e dare supporto ai miei allenatori che abbiamo qua, dare una mano ai ragazzi soprattutto nella giocabilità della palla, perciò il motto è non è che noi dobbiamo creare delle squadre, ma dobbiamo sì avere le squadre, però dobbiamo crescere i ragazzi, migliorare i ragazzi soprattutto nel giocare. Hai già avuto modo di vedere qualcosa? C'è materiale, insomma, per un futuro ischitano? Sappiamo che la società ci tiene particolarmente a puntare sui giocatori ischitani e quindi partire dal basso per riuscire ad avere giocatori di alto livello poi in prima squadra tra qualche anno, è possibile? Sì, penso di sì. Ho visto già, è un mese che stiamo lavorando, un mese e mezzo, già ci sono tanti ragazzi che possono entrare, come dico io, in questa chiesa del calcio, si può entrare davanti, si può entrare da dietro, l'importante è che hanno la voglia di lavorare, di impegnarsi, stanno con una società che io sempre reputo che è quella che può mettere in risalto i ragazzi di tutta l'isola, sperando che a più presto la società, la prima squadra faccia anche dei grandi risultati, però i ragazzi devono sapere che qua ci sta un futuro. La società e il presidente ci tengono molto al settore giovanile, perciò ci stiamo impegnando molto. Io vedo che ci sono tanti ragazzi che, grazie sicuramente all'Ischia, avranno la possibilità di giocare in categorie superiori, come è capitato anche a tanti amici miei, colleghi dell'isola, che grazie all'Ischia hanno avuto la gioia, la fortuna di giocare a certi livelli nei professionisti.